Grande festa oggi ad Alcaralifusi, paesino in provincia di Messina, in onore di San Nicolò Politi, patrono della città. Una nutrita delegazione di adraniti composta da cittadini, autorità ecclesiali e politiche si è recata ad Alcara in occasione della festa, portando con sé il sacro teschio del santo adranita. Un 2017 da ricordare negli annali per i due centri, Alcaralifusi e Adrano, poiché nella ricorrenza del nono centenario dalla nascita di San Nicolò Politi, le reliquie si sono ricongiunte dopo ben 880 anni. Lo scorso 3 agosto il corpo reliquiario del santo, custodito ad Alcaralifusi, è giunto ad Adrano, dove è stato accolto con una grande festa e partecipazione di popolo per il ritorno a casa di Nicolò. Oggi il gesto è stato ricambiato dalla comunità adranita con la traslazione del sacro teschio ad Alcaralifusi, per la gioia degli alcaresi che attendevano questo momento da moltissimi anni. È stato un momento toccante e allegro, che ha visto lo stringersi delle due comunità tra la commozione e la gioia per un evento, come detto, che passerà alla storia. Sicuramente oggi una partecipazione immensa da parte dei cittadini di Adrano, che sono venuti in massa ad Alcara in un incontro di fede insieme alla comunità degli alcaresi. Oggi è veramente un evento storico che vede la città di Adrano e la città di Alcaralifusi insieme nella fede di San Nicolò Politi. Oggi con grande piacere abbiamo accolto noi cittadini alcaresi la comunità di Adrano nella nostra piccola realtà. Oggi Adrano ha ricambiato la visita che noi avevamo fatto alla città di Adrano il 3 di agosto. Per noi è un grande onore vedere che attorno alla figura di Nicolò Politi, la città di origine, la città nella quale Nicolò Politi ha deciso di vivere quale eremita, si sono uniti nella fede e nella devozione verso il nostro santo patrono. Mi auguro che da qui in avanti i rapporti fra le due realtà si possano sempre più rinsaldare e che la figura di Nicolò Politi sia punto di coesione, la stella polare nella fede verso una persona che ha abbandonato la ricchezza, gli agi, per dedicarsi al nostro Signore. Altro che giornata di festa per Alcara, perché siamo qui, e anche per Adrano, perché abbiamo portato, come abbiamo chiamato in questi giorni, in effetti l'insigne reliquia che noi ad Adrano appunto custodiamo del nostro santo concittadino e patrono. Giorno di festa perché due comunità che magari in passato hanno avuto un piccolo fatto negativo, oggi tutto risolto, perché queste giornate servono proprio per fare comunione e quindi da cristiani, da credenti, camminare ecco, verso la fraternità, una fraternità che ci porta comunque ad arrivare dove è già arrivato San Nicolò Politi, la santità, che è in definitiva la volontà di Dio per ciascuno di noi in quanto figlio. Quanto è grande la sua devozione per San Nicolò Politi? Tanto, tanto come il Signore. Prima il Signore, la Madonna e dopo Santa Nicola. San Nicolò e c'ho pure una fede che abbiamo. Lei cosa ha chiesto in particolare? Tutto gli chiedo perché ho bisogno. Quello che mi può fare Santa Nicola mi può fare. Sì. Qui tutti i bimbi hanno nel DNA l'amore per San Nicola. La prima parola che oppure la prima canzoncina che dicono è viva viva Santa Nicola, tutti indistintamente. In ogni famiglia c'è sempre uno che si chiama Nicola, Nicolina, Nicoletta, Nicole, insomma. E noi riteniamo che sia un protettore paterno e chiediamo soprattutto la salute. Lo ringraziamo perché il nostro paese non ha mai conosciuto la carestia per le sue preghiere e poi è paterno, un protettore paterno, ecco, lo imploriamo perché ci conceda sempre la salute soprattutto. Una troupe di videostar si è recata oggi proprio nel paesino messinese per immortalare il momento storico, evento che abbiamo trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook, seguito da tantissime persone.